con il saluto dei presidenti delle associazioni coinvolte e una breve descrizione delle stesse. Passo la parola al presidente dell'Associazione Culturale San Pietro, Vincenzo Langeli. Quest'anno è giunta la 10ª edizione
una mostra mercato appunto di flor di resin specializzato che si tiene all'interno della villa comunale ed è un evento inedito nella nostra regione, quindi interessa un pubblico molto numeroso e quindi cerchiamo appunto con questa nostra manifestazione di valorizzare quello che è il bene più prezioso che noi abbiamo, appunto questo orto botanico meraviglioso. Abbiamo deciso di partecipare a questo progetto perché ci abbiamo creduto fin dal primo momento, insieme alla collaborazione delle altre associazioni che sono qui appunto rappresentate. Perché? Perché i nostri esperti interni e tutti i volontari che sono all'interno della nostra associazione possono dare un grandissimo contributo allo sviluppo e proseguo di questo progetto, appunto facendo dei corsi di educazione ambientale, interpretazione naturalistica, escursionismo e corsi di giardinaggio. E poi perché crediamo moltissimo nel lavoro che i giovani possono fare, perché queste tematiche devono essere proprio alla base della cultura dei giovani, possono rappresentare addirittura delle cure preventive contro i disagi. Spesso i nostri giovani incontrano lungo il loro percorso appunto di vita dei disagi, oppure si allontanano fondamentalmente da quella che è la realtà, si alienano soprattutto dalla nostra realtà, e la realtà nel nostro territorio è fatta appunto di queste bellezze naturalistiche, quindi che meritano appunto di entrare sia nelle loro conoscenze che nelle loro coscienze. Quindi ognuno di noi, soprattutto i giovani, possono essere fedeli custodi di questi beni, sia per il loro presente ma soprattutto per il loro futuro. Quindi quello che la mia associazione augura a tutti è innanzitutto un buon lavoro e soprattutto a voi ragazzi tanto tanto divertimento e tanta cultura. Il Faro, dottore Luciano Rauso. Grazie, buonasera a tutti voi, buonasera alle autorità. L'associazione Il Faro Aulus compie quest'anno 10 anni, infatti è stata costituita nel febbraio del 2008 e per statuto l'associazione ha come scopo di promuovere il volontariato conformemente a quelle che sono le disposizioni legislative statali, regionali e concernenti la materia. L'associazione è impegnata per statuto, tra l'altro, in azioni di volontariato rivolte ai giovani in situazioni di disadattamento e devianza, alle persone con disabilità psicomotorie e alle categorie di persone per le quali è necessaria un'apposita attività di inserimento sociale e sostegno. Il Faro Onus ha quindi tutti gli strumenti professionali, giuridici e di esperienze idonee a portare a termine le attività per il conseguimento degli obiettivi comuni di questo progetto. In particolare affiancherà il soggetto proponente nelle attività di assistenza socio-educativa e nelle attività teatrali. Le attività svolte negli ultimi anni hanno riguardato, per quanto riguarda la nostra associazione, la concessione del Polo Solidale della Legalità dal 2012 al 2017, con attività di diffusione della legalità soprattutto negli anni 2012-2013, con la partecipazione nel periodo estivo di gruppi appartenenti all'Associazione Libera. I soci svolgono l'attività esclusivamente a titolo di volontariato e diversi posseggono requisiti di carattere professionale nell'ambito educativo, sociale e assistenziale. Da luglio 2017 mi onoro di essere il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, quindi rappresentante legale della stessa. Il Faro, tra l'altro, sin dal primo esercizio sociale, ha beneficiato dell'erogazione del 5 per 1000 da parte dell'Agenzia delle Entrate e quindi può mettere a disposizione parte del capitale sin qui acquisito per sostenere le attività progettate. Ritengo che il progetto posto all'attenzione quest'oggi raggiungerà l'altro scopo di sconfiggere il male peggiore che possa esistere, ovvero la mancanza di cultura, o meglio l'ignoranza, che attanaglia il nostro territorio e che costituisce il principale freno al pieno sviluppo economico e sociale delle popolazioni. La cultura della legalità sarà quindi il volano a cui le giovani generazioni dovranno ancorare le proprie speranze per un futuro migliore. Grazie. Delle figure professionali coinvolte che lavoreranno con noi e con i nostri ragazzi, cercherò di illustrarvi brevemente in maniera sintetica il contenuto del progetto.
progetto. Allora, il percorso Giovani per il Sociale del Liceo Legalità della Cultura è un progetto destinato ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni. È un progetto composto da diverse attività strutturate dove i ragazzi affronteranno il tema della legalità da diversi punti di vista, dal punto di vista storico, creativo, culturale, ludico, musicali, saranno protagonisti attivi. Infatti il progetto si propone di offrire ai ragazzi la possibilità di conoscersi come persona, no? Operare, fare esperienza, lavorare in gruppo, permette loro di crescere e di capire come relazionarsi, di scoprire le proprie potenzialità e svilupparle nel miglior modo possibile. Aumentare la propria autostima, incoraggiando comportamenti di autoefficacia e di assertività, conoscere ed essere protagonista attivo del proprio territorio. Gli obiettivi principali, infatti, del progetto sono appunto quelli di informare i ragazzi sulla necessità di prevenzione e sulle conseguenze negative di azioni illecite. È vero che presentiamo attività ludiche, ma è vero che attraverso il gioco si impara, perché anche nel gioco ci sono delle regole, no? E come si può imparare meglio se non divertendosi? Con un gioco, con una simulazione di regole, di ruoli diversi, l'azione negativa viene punita, anche nel gioco. Favorire una presa di coscienza del proprio territorio, dei valori costituzionali fondamentali per una convivenza civile e promuovere un rapporto di fiducia tra i giovani e le forze dell'ordine, tra i giovani e le famiglie, tra i giovani e la comunità. Come dicevo prima, sono in programma molte attività come educazione ambientale, arte dei giardini, arte, teatro e tradizioni, performing media e sport sociali. I laboratori saranno arricchiti da incontri, seminari, dibattiti con magistrati, giornalisti, educatori, rappresentanti delle forze dell'ordine. Però entreranno nei dettagli delle attività gli esperti coinvolti. Vi presento il dottor Antonio Cosma, la dottoressa Domenica Scone e il dottore Salvatore Mizzani. Prego.